Amici telespettatori, il mio più cordiale buona serata da Stefano Buttafuoco che vi parla dal Pala Santoro di Roma, grande box, main event, e avremo modo poi di introdurlo degnamente, il match valido per il titolo italiano dei pesi leggeri tra Daniel Spada e Marvin De Mollari, ma prima un ricco sottoclou, tanti match di qualità a partire dal primo, quello che vede protagonisti Andrea Pesce nella categoria dei pesi massimi affrontare Admir Oglic. Eccoli qua, collegamento è proprio iniziato con l'ingresso in ring da parte di Andrea Pesce, pugile romano, 37 anni, tanti incontri da professionista, 7 vittorie, 19 sconfitte e 3 pari. Oggi affronta, come abbiamo già anticipato, Admir Oglic, un pugile con 2 vittorie, 9 sconfitte, 0 pareggi. Un match comunque interessante perché comunque Andrea Pesce è un pugile molto generoso che dà sempre tutto sul ring, fa sempre divertire ed entusiasmare la folla che oggi qui alla Pala Santoro è assiepata per godersi questa serata di box. Qui con me un grande protagonista del pugilato italiano degli ultimi 20 anni, Emanuele Blandamura. Buonasera a tutti, ben trovati a tutti gli spettatori, ben collegati, eccoci qua, siamo pronti. Pesce, dici bene, è un pugile, un fighter che cerca il pugilato di contatto, quindi cercherà sicuramente di entrare, andare dentro e di fare il suo pugilato. Allora, il ring sta introducendo i due pugili, lasciamo la parola appunto al ring announce della serata. Match previsto, Emanuele, sulle 6 riprese da 3 minuti chiaramente, la categoria è quella dei pesi massimi, più alto sicuramente Admir Oglic che punta sul suo maggiore allungo, dall'altra parte però abbiamo veramente un protagonista del pugilato professionistico italiano perché è da tanti anni ormai che Andrea Pesce ha abituato a infiammare le platee, diciamo, di tutta Italia. Il suo debutto infatti risale addirittura al 2012. Sguardo concentrato di Andrea. Pugile che, ricordiamo, ha spesso combattuto anche all'estero, proprio a riprova della sua grande generosità e del suo grande coraggio. E via. Come dicevamo, subito Andrea all'attacco. Gestisce col jab, risponde Oglic. Eh sì, subito un colpo alla lunga irregolare da parte dell'avversario di Andrea Pesce. Andrea si è preso il centro del ring fin dal primo secondo del primo round, cerca di accorciare la distanza, ancora un po' un colpo alla nuca, giustamente l'arbitro richiama il Admir Oglic. Bel gancio destro, lavora bene con i colpi circolari Andrea Pesce, sempre davanti all'avversario, sempre a conquistare centimetri per accorciare la distanza. Due sinistre e poi un destro da parte di Andrea Pesce. Provo a pronosticare, Stefano. Che dice Emanuele? Prima del limite. E ci vorrebbe, se la meriterebbe, una vittoria prima del limite da parte di Andrea Pesce, un pugile che, come stavamo dicendo, è reduce sì da alcune sconfitte negli ultimi incontri, ma un pugile che ha sempre avuto il coraggio di affrontare pugili quotati anche a livello internazionale. Non è un pugile che guarda, diciamo, il suo score, ecco, un pugile che ama boxare e che dà tutto poi nel quadrato del combattimento. Sì, esatto, sempre regalato comunque buone prestazioni a livello continuità, insomma, sempre impegnato. Vediamo che sta cercando di accorciare la distanza Andrea per poter mettere i suoi colpi e cercare di chiudere il match prima del limite. Si affida molto a questo gancio destro sopra la spalla che parte da lontano. Esatto.
essendo alto vuole coglierlo. Eh sì, le traiettorie l'arbitro sono quelle giuste, sì. Molto alto Admir Oglic. Comunque sta facendo un buon lavoro Andrea, anche se fatica un pochettino, ma sta anche lavorando bene al tronco Andrea Pesce, forse proprio anche per abbassare la guardia, per far abbassare la guardia del suo avversario. Esatto. Qui una sventagliata portata un po' alla meno peggio da parte di Oglic. Attenzione a questi colpi dell'avversario. Sei riprese, questa era la prima. Una prima ripresa che ci aspettavamo, poi direttamente Andrea questa ripresa ha dimostrato insomma di nel centro del ring, anzi l'iniziativa non è mai stata al centro del ring, ovviamente sono sempre alle corde Oglic, eh? Eh sì, ha sempre tenuto l'iniziativa dell'incontro, ha cercato di tagliare la strada un po' al suo avversario che si è limitato almeno fino adesso un po' a tenere la distanza con il suo maggiore allungo. Drapesce, esatto. Adesso ecco qui esatto l'angolo di Andrea Pesce, questo è il suo avversario. Si allena presso la palestra della Sparta Box. Seconda ripresa. Io mi ricordo di un Andrea Pesce combattere in altre categorie di peso. Medio era, vero? Super welter. Peso medio, ma anche super welter. Esatto. Provato questo gancio largo, Andrea. Devo dire anche intelligentemente. Cerca di avvicinarsi col diretto sinistro e di chiudere la distanza per poi sfoderare appunto i suoi montanti e ganci. Molto sciolto, ancora che prova, sta? Assolutamente, sta cercando di dare continuità alla sua azione, non aspetta l'avversario, cerca di fare lui il match. Andrea Pesce si sta ben comportando. Però forse è ora anche di cambiare un pochettino, nel senso provare anche a portare il diretto destro sopra, ecco, esattamente, ci ha sentito. Eh sì, Emanuele, ti ha sentito, effettivamente sta iniziando a lavorare bene anche con il destro, non si limita solamente ai due sinistri per accorciare la distanza. Ecco qua, per la prima volta Oglic porta un gancio sinistro in uscita, meno male che non l'ha colto. Lavora bene sotto i gomiti dell'avversario e poi porta questi ganci dal basso verso l'alto, caricati bene con i piedi. Ecco qua, un altro bel gancio destro di Pesce. Pazientemente Andrea fa il suo lavoro. Sono 6 round. Comunque, ecco qua, ancora un bel gancio, gira bene i colpi Andrea Pesce. Sta facendo il suo nel migliore dei modi. Qui bravo a invece questa sicurezza che ha nel proteggersi. Sì, sempre una guardia alta Andrea Pesce, sta esatto. Ben combattendo, concentrato. Ancora l'arbitro che si mette in mezzo per dividere i due. Due colpi da parte di Oglic che non vanno a bersaglio. Qui ancora Andrea Pesce che vuole mettere subito le cose in chiaro, vuole subito. Ma deve stare attento Andrea Stefano, perché se noti dopo i due sinistri va troppo sotto per portare i montanti e questo non gli permette di portarli al corpo, bensì quasi dietro al corpo, quindi secondo me dovrebbe fermarsi un istante prima per poter sfoderarli ancora in maniera migliore, insomma. Non cascare troppo sull'avversario, esatto. Anche perché poi altrimenti è lui che sta facendo poi il match e che ne risente perché non può più lavorare. Esatto. Bravo, qui un bel gancio sinistro. Arriva al volto dell'avversario. Comunque una seconda ripresa
sulla falsariga della prima, nella seconda parte ha cercato anche un po' di accelerare i tempi. Buon secondo round. Ci stiamo pregustando il titolo italiano, sta per arrivare Daniel Spada. Eh sì, avremo modo di parlarne. Questo è un signor titolo italiano. Questo è un signor titolo italiano. Tra due pugili giovani, due pugili dalle caratteristiche diverse. Esatto, daranno vita a un grande match sicuramente. Ricordiamo, serata organizzata dalla Frascati Box. Siamo qui al Pala Santoro di Roma. C'è una ottima affluenza di pubblico. Ci siamo noi che facciamo la telecronaca. Ci sono tutti gli ingredienti. Noi ci divertiamo, noi speriamo di farvi divertire, ma soprattutto cerchiamo di dare un commento tecnico adeguato. Chiaramente questo discorso vale soprattutto per me, perché Emanuele Brandamura, per la sua competenza, parlano i fatti, parlano i tanti campioni. Tu da pugile umile preferisci non parlare di te, lo so, ma poi magari cercheremo di strapparti qualche notizia, qualche novità. Dopo la diciamo qualcosa, dai. Ecco. 24. Aspettiamo un attimino, però aspettiamo. Ecco, se ci seguite fino alla fine, magari qualcosina clamoroso uscirà fuori. Sembra che Oglic abbia preso un po' di coraggio e stia tentando di sferrare i colpi. Ehi, attenzione. Vale. Ecco, mi chiedo perché Oglic continua a girare alla destra del suo avversario andando incontro al destro. Probabilmente perché sta cercando una via d'uscita. Come sempre, purtroppo, noi giriamo sul destro, spesso ci capita perché vediamo il braccio lontano e quindi ci sembra che siamo al sicuro, ma in realtà non è così. E questo purtroppo è una pecca che a volte succede. È un trucco ottico, tra virgolette. Ecco, è un inganno ottico. Sicuramente facendo così va incontro al colpo più potente di Andrea Pesce, che appunto è il destro. Probabilmente sta anche lui adesso cercando di mettere in piedi il match, di riequilibrarlo. Comunque sotto l'angolo glielo avrà sicuramente detto. Andrea sta lavorando molto bene con il jab sinistro, è qualcosa di più di un jab, spesso è un diretto, nel senso che poi è anche caricato con una discreta potenza, però è come dici tu, spesso poi tende ad avvicinarsi troppo e finisce la sua azione. Esatto, dovrebbe fermarsi leggermente prima e sicuramente non dovrebbe saltare. Oglic si sta provando, perché comunque sta prendendo le misure di Andrea. Mentre Andrea non prende le misure, Oglic sta cercando di prendere queste misure. Difatti i suoi colpi diretti entrano tutti. La mia impressione è che Andrea Pesce dovrebbe lavorare un po' più sul tronco dell'avversario. Ecco, un buon gancio sinistro di Andrea. Ricordiamo che siamo nella categoria dei pesi massimi, per cui ogni singolo colpo può fare la differenza, è vero Emanuele? Assolutamente sì, è una categoria che non perdona, bisogna stare molto attenti. Pugilato non fa sconti a nessuno. Questo assolutamente. A mie spese. Ma l'hanno anche imparato i tuoi avversari, Emanuele, se è vero che tanto hai vinto. Tra l'altro facciamo anche un cenno e salutiamo il nostro amico Guido Canello, parlando appunto di pesi massimi. Grande Guido, che ci ha fatto gioire la volta scorsa al Palazzo Atlantico, ha fatto un grande match con un giusto avversario, perché ne parlo di giusto, perché comunque al di là della sua forma fisica ha dato del filo da torcere a Guido. Guido comunque era stato molto concentrato e ha fatto un ottimo pugilato, cercando di finire il match prima del limite, ma cercando veramente di dare spettacolo, di fare bene il suo lavoro. E ho visto un Guido concentrato, mi è piaciuto molto Stefano, e credo che il ragazzo farà parlare bene di sé. Ma a breve la notizia di quest'ultime ore è che Vianello combatterà un match molto impegnativo a gennaio contro un pugile, contro il numero 34 del mondo,
l'asticella sale di tanto in America. Sarà un match che sarà un ostacolo che, se superato, gli permetterà di entrare tra i primi 20 pugili nella classifica della WBC. E non è poco. Intanto questo quarto round. Ehi, crocio di colpi feroce tra i due pugili. Un po' scorretto Oglic, tra colpi alla nuca. Bel gancio messo di Andrea, però non l'ha preso. Vedi Stefano, le gambe sono importanti nel pugilato, non solo portare i colpi, ma la distanza si prende con le gambe. Ok, bel colpo di Andrea. Quindi dicevamo che le gambe sono importantissime, il jab sinistro va portato insieme alle gambe, se non entra il sinistro non entra neanche il destro, se vai troppo sotto i colpi vanno purtroppo al di là del bersaglio e questo ti rende scarico. Bel gancio sinistro di Jokic, scusa, destro, gancio destro di Jokic. Deve essere bravo Andrea a rimanere sempre con quelle braccia alte, perché quando finisce l'azione in un paio di circostanze si è fatto sorprendere nel montante, e bisogna stare attenti soprattutto al gancio destro di Oglic, che ogni tanto lo sferra ed è pericoloso. Ricordiamo, come abbiamo già detto, categoria dei pesi massimi, i colpi si fanno sentire più che in altre categorie di peso. Forza Andrea, ancora due sinistri, questa volta però si ferma lì, non scarica il suo destro. Devi stare attento Andrea, perché ogni tanto abbassa le mani dopo l'azione. Sì. E Oglic lì sferra il colpo della domenica. Soprattutto il sinistro deve stare attento Andrea a tenerlo sempre alto. Esatto, perché lui porta il gancio destro e il diretto destro. Oglic chiaramente. Attenzione a quel braccio sinistro, mi raccomando Andrea. Ok. C'è la stanchezza di Oglic, ma un Andrea un caterpillar, perché comunque sembra non sentire la stanchezza, e questo è un bene per noi. Molto concentrato, sì, e ha mantenuto lo stesso ritmo dal primo round. Abituato a grandi battaglie Andrea Pesce. Qui buona azione difensiva di Andrea Pesce, attenzione a non farsi chiudere all'angolo. Ed è la fine di un'altra ripresa, la terza ripresa in cui per la prima volta però abbiamo visto comunque Oglic nella parte finale, scusate, la quarta ripresa. Oglic nella parte finale ha cercato di fare lui il match. Eccoci qua, questi siamo noi, felici. Eccoci. Come tutti quanti gli appassionati di box, di stare qui in bordo ring e raccontare una serata di box organizzata dalla Frascati Box, ricordiamo, incentrata sul titolo italiano dei pesi leggeri tra Daniel Spada e Marvin De Mollari. Questo quinto round sarà molto interessante. Il maestro, visto che ha incitato con esibendo dei colpi come dovrebbe fare, e credo che questo quinto round sarà molto combattuto. Che gli staranno dicendo? Gestisci il match o cerca il colpo del KO all'angolo di Andrea Pesce? Secondo me gli stanno dicendo di alzare le mani, di cercare di chiudere, di non cadere sopra l'avversario, di portare questo gancio destro, magari dopo due sinistri portare il diretto destro, il gancio destro, e magari mettere le mani sotto dopo. Infatti lo ha fatto in questo momento. Vediamo che avanza Andrea con mani alte, sta cercando di chiudere l'avversario all'angolo per poter sferrare i suoi micidiali colpi. All'angolo, ricordiamo, di Andrea Pesce i maestri Alessandro Filippo e Andrea Marcelli. Bel montante. Sì. Bello questo diretto sinistro. Lega spesso Admir Oglic.
soprattutto quando sente la pressione di Andrea Pesce. Esatto. Si alza il tifo per Andrea Pesce, bel gancio sinistro ancora di Pesce. Attenzione, quasi al limite il colpo di Oglic. Stessa velocità di esecuzione di colpi del primo, come il primo round. Andrea sta dimostrando di tenere bene il ring in questo momento. Attenzione, ancora qui un gancio destro. Bello però, risponde bene a Andrea Pesce. Deve stare attento Andrea, deve stare attento a queste mani. Comunque tanto di cappello da Andrea Pesce, è sempre pugile veramente che dà tutto nel, sul ring anche questa sera. Sentiamo intanto il maestro Alessandro Filippo urlargli, cerca di partire un attimo prima. Ancora un gancio sinistro Andrea. Ora Oglic sta cercando di, ancora qui Oglic che di creare bagarre, se vogliamo, che lega il nostro pugile, pugile italiano. Ci sembra un po' stanco l'avversario di Andrea Pesce, Admir Oglic. In questa fase un po' tutte e due, però siamo al punto round. Attenzione, attenzione, attenzione. Battuti 10 secondi. Bel gancio sinistro, sì, poco caricato, sì, però comunque dai, ancora una buona ripresa per Andrea Pesce, forse la meno brillante per Andrea Pesce, esatto, ma comunque una ripresa che a livello di punteggio si è aggiudicato. Vediamo qualche momento saliente di questa ripresa, ecco qua il colpo di Andrea Pesce, questo gancio destro girato è arrivato al bersaglio. 5 round in cui è stato ben chiaro il leitmotiv, Andrea Pesce sempre alla ricerca della corta distanza a fare lui il match, e Oglic che ha cercato di reagire con delle azioni di rimessa aspettando la fine dell'azione di Andrea Pesce. Ultimo round di questo primo incontro. Ultima ripresa. Gesto sportivo tra i due e si parte. Round 37 anni per Andrea Pesce, 30 per Admir Oglic. Entrambi hanno mantenuto un discreto ritmo in questo incontro, a riprova di una buona condizione atletica. Qui prova con una finta ad accorciare la distanza Andrea Pesce, lavora bene comunque con il tronco degli spostamenti laterali Andrea Pesce. Gestire questo ultimo round è inutile cercare il KO, secondo me ha fatto questo round, farebbe morale, ma poi alla fine se questo ti comporta prenderti dei rischi non so fino a che punto valga la pena. Forse no, adesso li sta prendendo perché comunque va avanza senza portare colpi, questo è un errore. Perché l'ultima vittoria per Andrea Pesce risale al 2020, al 4 dicembre contro Sergio Romano, e credo che anche a livello psicologico per Andrea Pesce sia importante
questa sera portarsi a casa una bella vittoria, assolutamente sì, che sta ampiamente meritando qui sul ring del Pala Santoro. Troppo spesso sbaglia la distanza Andrea, non riesce a portare i colpi, va oltre il bersaglio. Ancora l'arbitro del break, attenzione a questo scambio, braccio alto Andrea, non rischiamo nulla, mancano 30 secondi. Attenzione, Auris sta provando. E prova a lavorare con il montante destro. Un po' scomposto comunque questo Auris, Andrea molto più tecnico. Molto più composto, sì. Molto più composto, assolutamente, della fine. Buon match assolutamente a mio avviso per Andrea Pesce, 6 round condotti dalla prima all'ultima ripresa, una vittoria a punti che... questo ultimo potrebbe essere un round discutibile, però sì, alla fine il match lo ha vinto. Il verdetto credo sia poco più di una formalità. Esatto. Ma comunque ricordiamo sempre, questo anche a rispetto dell'enorme lavoro che viene fatto dai pugili durante la settimana, questo non vuol dire che l'esito fosse scontato, tutt'altro. Non c'è assolutamente nulla. Andrea oggi è tornato probabilmente, per scaramanzia non lo diciamo, alla vittoria, ma insomma sarebbe veramente una grossissima sorpresa se i giudici non avessero visto una vittoria da parte di Andrea Pesce, e questo è importante anche per il livello, anche per il morale di un ragazzo che veramente sta dedicando tanti anni della sua vita a questa nobile disciplina. Certo, carino. Questo ragazzo è pugile avversario, ha fatto un segno religioso adesso in questo momento, probabilmente di ringraziamento perché non si è fatto male, magari. Quindi l'ho apprezzato moltissimo. Assolutamente, spesso hai fatto bene a notare questi dettagli. Ed è la vittoria per Andrea Pesce, che torna a vincere, ricordiamo. Bene, complimenti a tutti e due. Vittoria ai punti per Andrea Pesce.